E quindi vi è questo passaggio ad un'epoca socialmente rinnovata e anche tecnologicamente progredita. L'impresa di Liberty ebbe origine un po' nelle sue idee anche dalla sensibilità dell'art and crafts, perché comunque ad Arthur Liberty piacevano i disegni del precedente movimento, però cercò di reinterpretarli in chiave ancora più moderna e oltretutto a renderli fruibili proprio attraverso la produzione di massa. Ma un'altra intuizione molto importante che ebbe fu quella del marchio di fabbrica. Capì che il marchio della ditta un giorno sarebbe diventato il vero status symbol e quindi non sarebbe stato più qualcosa di semplicemente artistico, ma solo il fatto di avere la firma di quel particolare personaggio sarebbe stato interessante per il vasto pubblico. Idea assolutamente moderna, assolutamente contemporanea, che possiamo vedere oggi sicuramente quanto le persone siano legate proprio al marchio, quindi non sempre solo alla reale bellezza e preziosità dell'oggetto, qualsiasi esso sia, ma proprio al marchio. È riuscito a dargli una forte identità così marcata. Sì, decisamente. Diventata. In effetti si dice anche stile, addirittura. È giusto e corretto dire stile Liberty? Sì, è corretto, proprio perché appunto come spiegavo, per estensione in Italia Liberty è diventato un po', racchiude in se stesso tutta l'art nouveau. Poi in particolare Liberty invece si riferisce più correttamente proprio a questo impero economico e finanziario di questa azienda. Però in ogni caso quello che venne prodotto aveva un forte stile, una forte identità che riprendeva sempre l'art nouveau, anche se prodotto in massa, ma lo stile comunque era quello, non si discostava sicuramente. Ok, quindi io stavo proprio facendo anche un'altra considerazione, per cui veramente ringraziamo infinitamente Maddalena Lonati di questa opportunità che ci ha dato, perché sfido chiunque aver pensato che ci fosse veramente in un gioiello, nella storia di un gioiello, un collegamento legato all'imprenditoria con queste diciamo intuizioni che poi sono la modernità e poi anche con i risvolti sociali che sono stati determinati appunto da questi movimenti e da questi personaggi. Sì, infatti, proprio quello che ritengo interessante è ripercorrere la storia della gioielleria facendo tutti questi collegamenti, perché attraverso la sua storia possiamo ripercorrere proprio anche l'evoluzione Eh sociale, sì, l'evoluzione sicuramente è ma un sai, po' magari su un... altri oggetti o altri, diciamo, riferimenti, forse risulta anche più intuitivo. Sui gioielli, credo che sia un'autentica scoperta, perché non andremmo a pensare No, non si effettivamente, penserebbe no, sicuramente, non si pensa a ti assicuro. quello che sta dietro e invece è una parte assolutamente interessante, perché c'è questo errore di fondo che i gioielli continuano, soprattutto oggi, a essere visti semplicemente come status symbol, Sì, non si pensa a tutto il certo. contorno, invece bisognerebbe andarlo a riscoprire, questo ce li farebbe apprezzare ancora di più. Sì, sicuramente. Anche il fatto stesso, diciamo, di quello di cui ci parlavi, la LIC, piuttosto di appunto dell'Art Nouveau, è vero, lo identifichiamo come gioiello, opera d'arte, forse un po' meno, cioè, lo vediamo focalizzato come gioiello, come diciamo aspetto estetico, status symbol, Sì, ma ma forse è raramente difficile come opera opera d'arte, d'arte. è Invece vero. tu ci hai proprio aiutato ad entrare in questa ottica, veramente, che poi è quella È quella reale. reale. E mi fa piacere cercare di farla conoscere, sicuramente, perché si pensa sempre alle arti maggiori, che chiaramente anch'io adoro, mi piacciono Sì, moltissimo. sì, sì. Come sai, io amo anche andare alle mostre, recensirle, eccetera, quindi non sottovaluto assolutamente No, tutto il resto, certo. tutt'altro, però bisognerebbe appunto pensare, studiare un po' meglio anche i gioielli, perché anche questi sono arte.
veramente. Allora, a questo punto, anche se qualche accenno c'è già stato fatto, ma la storia di Arthur Liberty, com'è che è iniziata? Sì, darò qualche breve accenno. Allora, Liberty nacque nel 1875. No, scusa, ho sbagliato. No. Volevo dire che l'impero Liberty nacque nel 1875. Ma si identifica così tanto con lui. Il suo impero nacque nel 1875. E questo però inizialmente non fu subito dedicato solo alla gioielleria. In realtà, quando Arthur Liberty aveva 33 anni, aprì un piccolo emporio orientale a Londra. Fu una scelta un po' bizzarra, che però funzionò, perché comunque, come ho detto, aveva un grandissimo intuito per gli affari e quindi ebbe un grandissimo successo e divenne un po' un punto di riferimento fra tutti i vari estimatori del genere. Arthur Liberty però era molto ambizioso e anche molto spregiudicato, quindi con i forti guadagni che riuscì ad incamerare, cercò di cambiare un po' la sua attività e sentì la necessità di ampliarsi. Iniziò con la produzione di stoffe molto particolari, molto ricercate, quindi andava a creare delle nuove geometrie, delle sperimentazioni con i colori, ma anche con i materiali, e anche qui iniziò una produzione abbastanza seriale, abbastanza tecnologicamente avanzata, e anche in questo caso guadagnò tantissimo. E quindi con il grande capitale accumulato riuscì poi nel 1898 ad aprire proprio questa enorme azienda per la produzione di argenteria e gioielleria, e questo diventò veramente un impero vastissimo che ebbe filiali un po' ovunque. Ecco, stavo appunto pensando, giusto per contestualizzare temporalmente, no? Ci ha accennato a delle date, in effetti adesso noi ricordiamo tutti, no? 150 anni dell'Unità d'Italia, ecco, nel 1861 si faceva l'Unità d'Italia e lì eravamo in quel contesto di quegli anni. Sì. E quindi insomma vediamo ancora di più quanto sia stata è proprio spregiudicata la sua impresa, potremmo anche dirlo, no? Verissimo. E allora, dunque, abbiamo parlato, accennato brevemente alla storia di Arthur Liberty, però le prime collezioni, allora, è corretto adesso tornare a definirla Liberty and Co? Sì, sì, è corretto. Quindi, come sono state queste prime collezioni? Allora, al di là delle varie ispirazioni attinte appunto dall'art and craft, dall'art nouveau, eccetera, vi furono molti gioielli che riprendevano un po' le forme celtiche, perché uno dei più importanti personaggi della Liberty & Co. era il direttore generale, ovviamente, e questo era un gallese che amava moltissimo tutta la cultura celtica e quindi decise che le prime collezioni importanti della Liberty & Co. avrebbero avuto dei nomi celtici. Okay. Infatti la prima si chiamò Cymric e venne realizzata a Birmingham, dove c'erano le più grandi aziende, quelle più evolute tecnologicamente. E la seconda collezione, che fu sempre chiamata Cymric, ma in questo caso Cymric 2, molto semplicemente, fu esposta a Londra in occasione dell'esposizione dell'Art and Crafts. Quindi vediamo che quando ancora esisteva, non aveva ancora chiuso i battenti, vi fu proprio una sovrapposizione fra le due, uno scontro veramente diretto. E questo avvenne nel 1899. Fu un qualcosa di abbastanza devastante, purtroppo, per l'Art and Crafts. Penso proprio perché di sì. Esatto. Lui ce fu qualcosa di abbastanza tragico, purtroppo. Ce li aveva gli attributi, come si suol dire. Esatto.
E vediamo che appunto venne attinta ispirazione dalla tradizione celtica, però anche in questo caso reinterpretandola in chiave molto più moderna e molto più stilizzata, più schematica. Quindi vi erano delle linee veramente pulite, prive di orpelli, che seguivano un gusto molto più moderno. Per certi versi questo stile prefigurò addirittura il Bauhaus, che sappiamo fu importantissimo, ebbe una grande risonanza, ancora oggi viene molto amato. Molto famoso fu il celebre intreccio celtico, che venne spesso realizzato in argento traforato, quindi anche qua cercando di mantenere molto bassi i costi si usava spesso l'argento. Questi argenti vennero spesso decorati con smalti blu e verde pavone, furono i due colori prevalenti. Un'altra forma molto diffusa fu questa della linea a colpo di frusta, venne così denominata. Definita. E un'altra tecnica spesso utilizzata fu quella del mosaico in opale. Questa era una pietra molto cara al decadentismo, proprio per queste sue appunto opalescenze, ovviamente. Quindi questi colori che potevano ricordare il trascorrere del tempo e il cambiare della luce dall'alba al tramonto, proprio questa immagine molto affascinante. Un'altra cosa che venne realizzata molto spesso fu la fibbia per le cinture. Erano molto importanti per la moda di fine secolo, proprio perché era in voga lo stile farfalla, cioè le donne, come ricordiamo, erano stretti in rigidi corsetti modellanti, Infatti, diciamo, va. veramente. Non sappiamo come No, infatti, resistono erano delle torture resistere. vere e proprie e quindi questi vitini così sottili venivano sottolineati anche da Da queste queste fibbie belle così fibbie. particolari, sì. E anche queste rientravano spesso nella linea Cymric. E con grande spirito imprenditoriale, appunto Arthur Liberty, vediamo che fece produrre in massa tutti questi gioielli prevalentemente in argento, ma addirittura con grandissima furbizia fece creare degli stampi che riproducevano le imperfezioni e le martellate di quello che realizzavano gli artigiani. Quindi copiò talvolta in modo assolutamente spudorato le creazioni Art and Crafts con anche i difetti dell'Art and Certo, Crafts, però ecco, questi rientravano negli stampi, qualcosa di incredibile veramente. E quindi era come se fosse, diciamo, l'oggetto artigianale, invece era fatto in serie. Esatto. E quindi insomma Arthur Liberty riuscì a realizzare i propri intenti, si arricchì, divenne famoso, riuscì laddove l'Art and Crafts invece purtroppo fallì. E questo con grandissima delusione di Ashby, che come abbiamo visto era invece il maggiore esponente Sì. dell'altro movimento. Cosa facciamo? Ci fermiamo qui con la nostra carrellata storica sui gioielli per questo anno radiofonico? Ci fermiamo qui, eh sì, e anche perché adesso...